Grigi nel cuore. Ogni martedì, ore 21, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Pegaso annuncia 40 giorni di offerte. Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30%. Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Dalla frittata alla Macedonia, l'Italia fa, disfa e poi vince col cuore in gola all'ultimo istante. Il 3-2 di Skopje è una carambola di emozioni, i tre punti tengono gli azzurri incollati alla Spagna in testa al girone G nella rincorsa al Mondiale di Russia 2018. Doppietta per Immobile, gol per Belotti alla prima dall'inizio. Il CT Ventura fa turnover riadattando le caratteristiche del suo 3-5-2. Cambiano i tre interni di centrocampo. Il commissario tecnico lancia Bernardeschi insieme a Verratti e Bonaventura. Rispetto al match di Torino contro la Spagna, a destra c'è Candreva e non Florenzi, mentre in attacco nasce la coppia Immobile-Belotti. Sofferenza, ma sui calci da fermo che l'Italia è sempre pericolosa. Nasce così il gol. Belotti irrompe su corner, apre il destro al volo e gela Bogatinov. Ma gli azzurri soffrono e patiscono il gioco della Macedonia e al 12esimo della ripresa Nestorovski pareggia e poi vanno addirittura in vantaggio sul 2-1 con Asani. Buffon in tuffo evita il tracollo e inizia la riscossa. Ed ecco Immobile che piazza la zampata del 2-2 sull'ennesimo suggerimento di Candreva. Gol regolare di testa poi annullato a Parolo per fuorigioco inesistente, ma il colpo del KO è nell'aria e ancora firmato da Ciro Immobile, sempre su assist di Candreva. 3-2 il finale e a novembre si va in Liechtenstein, mentre a marzo ci sarà l'Albania di De Biasi. Nuova vittoria per l'Alessandria Calcio che supera in trasferta il Tutto Cuoio per 4-1. Il risultato non deve ingannare, la partita è stata più dura del previsto per gli uomini di Braglia, bravi a concretizzare il 100% delle occasioni create. Partono bene i padroni di casa, pericolosi al terzo con Shekilaz che recupera un pallone e va al tiro di destro, ma la sfera esce di poco. Al 19esimo Mulas si libera alla grande, calcia di sinistro a giro, ma Vannucchi è decisivo ed è via in corner. Un minuto più tardi i toscani si portano in vantaggio, lo scatenato Mulas crossa sul secondo palo trovando Zenuri che al volo di sinistro mette dentro con la difesa colpevolmente ferma 1-0. I grigi reagiscono subito e trovano il pareggio al 25esimo. Sestu crossa dalla destra, Iocolano rimette in mezzo e Cazzola calcia al volo di destro battendo il portiere siglando la prima rete personale in stagione. Gli ospiti perfezionano la rimonta al 36esimo. Iocolano serve in aria Barlocco che sfugge ai due uomini e calcia in porta. Il tiro viene smorzato ma Bocalon, scattato sul filo del fuorigioco, mette dentro a porta vuota il suo terzo gol stagionale, 2-1. A inizio ripresa i toscani si guadagnano un rigore al 48esimo concesso per atterramento di Shekilaz da parte di Gozzi che viene anche ammonito dal direttore di gara. Dal dischetto Tempesti si fa però ipnotizzare da Vannucchi che para il suo secondo tiro dagli 11 metri della stagione dopo quello di Lucca. Al 52esimo gli uomini di Braglia ci provano in contropiede con Gonzales che fugge sulla destra, mette in mezzo per Iocolano che di sinistro conclude a lato di poco. I neroverdi però non ci stanno e si riportano in attacco al 59esimo quando Zenuni sciupa con un sinistro alto una bella palla servita da Picascia. Dopo un avvio di secondo tempo dal ritmo frenetico l'Alessandria gestisce il vantaggio e non corre più rischi. All'80esimo arriva il gol che chiude la partita. Mezzavilla batte una punizione che viene intercettata dalla difesa ma la palla arriva a Piccolo che con una splendida mezza rovesciata infila la palla nell'angolino mettendo a segno il 3-1. Si tratta della prima marcatura in campionato per l'ex centrale dello Spezia. Il Tutto Cuoio esce di fatto dal campo lasciando spazio ai Mandrogni che all'84esimo firmano il poker grazie a Bocalon che sfrutta al meglio un bell'assist di Fischnaller. Il Bomber Veneto sale così a 4 gol in questa stagione raggiungendo Gonzales in questa speciale classifica. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro fischia alla fine e gli alessandrini possono così gioire per il 7° successo su 8 incontri disputati. La squadra rimane così al primo posto della graduatoria con 4 lunghezze di vantaggio sulla Viterbese. Il prossimo avversario sarà di nuovo toscano. Domenica al Mocagatta arriva la Pistoiese.
Pegaso, a Bosco Marengo sulla strada statale 9 Alessandria. Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria. Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche, senza cemento armato, senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50%. Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni. Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03. Come ogni anno, la Società degli Amici del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria a Genova organizza, in collaborazione con il museo, un ciclo di conferenze e altre attività. Le conferenze si svolgono nell'anfiteatro del museo alle ore 17 e l'ingresso all'iniziativa è libero. Alcuni eventi sono riservati ai soci della società. Per informazioni museo, telefonare allo 010 564 567.